contratto di trasporto. Contratto di trasporto. Adesso che non è come adesso che contratto commercio. Mm-hmm. Adesso contratto di trasporto che quando bisogno rimani, non bisogno di manichiamo che rimani a casa. Quanto una settimana, due settimane, non lo so di quanto. Questo commercio che è importante venga nuovo. Certo. E questa cosa che dicevi dell'articolo 8 di questo nuovo contratto cooperativo? Articolo 8, come ho saputo io, come che non sono andato a studiare, come i miei colleghi che hanno spiegato. Articolo 8, li possono cacciare via immediato senza preavviso, senza motivazione, quindi noi non va bene questo contratto trasporto. E noi ci chiediamo un contratto commercio, ci andiamo fino a fondo. Okay. Da quanti anni che lavori qua? Io sono 5 anni. Perché 148 persone lavoro e 5 anni, come fai che 3 mesi a prova? Cioè tu dici, le prove abbiamo dopo già passate. Che lavoriamo qua, sì. Le prove, le abbiamo già fatte con altre cooperative. Sì. Ma poi altra cosa, io lo dico, questo COP, Centrale Adriatica, ogni anno fa questi casini, ogni anno ci cambia appalto. Quanti appalti avete cambiato per ora? 7 appalti. 7 appalti. 7 appalti abbiamo già cambiati. Allora, a questo punto qua, io... Migliorando? No, peggio. Sono in quanti anni? Sette anni. Sette appalti in 7 anni? Sempre un anno. E ogni anno ce l'abbiamo 2 CUD. Ok. Quindi delle volte un anno anche 2 appalti si fanno, delle volte. Però questa cosa qua, io lo dico, io mi ripeto, io come che sono straniero. Sì, voi mi fregate un lavoro posto di lavoro. Io con la mia famiglia, con i miei figli, e preparo la valigia e vado via. Però piango per voi, perché peggio per voi e peggio per Italia, che Italia si rovina. Se io mi scappo via da qua, però voi dopo state male. E voi? Se io mi lavoro qua, in Italia, io mi porto avanti Italia, io. E con questi lavoratori qua, certo, che pagano delle tasse. Quindi io ho da dire questo solo.